Vediamo la fase di lancio con l'errore di Swiatek Cage, quello anche di Supermare, così è Simone Oem, veloce a lanciarsi in avanti su Stella di Azzurra, all'esterno Solo d'Asolo, poi Silva Jet. Prima di rimettersi è Swiatek Cage che è in quarta posizione in corda. E intanto i 200 per la testa in 14 e 6. All'esterno Solo d'Asolo, si limita a rimanere al largo di Stella di Azzurra. Simone Oem, come al solito, presa la testa, corre davanti e completa in 29-8 il quarto iniziale con un 15-2 di seconda frazione. Solo d'Asolo all'esterno, seguito da Swiatek Cage. Alla corda in terza posizione rimane Silva Jet. Ora cerca di moderare ulteriormente l'andatura Giuseppe Lombardo Junior. 45-4, il passaggio ai 600. Si affronta alle tribune con situazione tattica invariata. Al comando Simone Oem, in scia Stella di Azzurra, al largo Solo d'Asolo. Lungo la corda Silva Jet, raggiunta all'esterno da Swiatek Cage che aveva pasticciato al via. Intanto 1 minuto e 3 decimi, il passaggio agli 800 con Simone Oem che va ancora facile. In seconda posizione Stella di Azzurra, poi Silva Jet, all'esterno Solo d'Asolo, per il momento non riesce a rendersi minaccioso. 1:15:4 il passaggio al chilometro. E siamo a 500 dalla conclusione con Simone Oem in vantaggio su Stella di Azzurra e Silva Jet, Solo d'Asolo incapace di progredire, 400 alla conclusione. Non cambia nulla tatticamente, sempre Simone Oem in vantaggio su Stella di Azzurra e Silva Jet, Solo d'Asolo che prova nuovamente a proporsi. Ma c'è ora l'accelerazione di Simone Oem, dalla cui scia scatta Stella di Azzurra, ancora in anticipo su Solo d'Asolo, completamento della curva, ingresso in retta, Simona entra in vantaggio, Stella di Azzurra però in poche battute la soppianta e nel finale viene a concludere da dominatrice Stella di Azzurra per il tris di Alessandro Goccia d'Oro, secondo posto per Simona Oem, al terzo finisce forse Swiatek Cage, intanto 1:14:1 con 29 secco a chiudere, 14:3 la retta d'arrivo. Stella di Azzurra e Alessandro Goccia d'Oro che confermano tutta la bontà di quanto lasciato intravedere all'ultima uscita, vincendo largamente anche questo miglio, sempre battendo Simona Oem e sempre di spunto.